Benvenuti a tutti su Maledetti Violinisti, il podcast dedicato ai migliori geniacci del violino di ora e di sempre. Io sono Vanessa, sono una violinista e potete trovare la trascrizione di tutti questi podcast su www.vanessasanchez.com. Vi aspetto e buon ascolto! Il grande violinista Niccolò Paganini è stato senza dubbio la prima rock star, con tutti i pregi e i difetti che tale status comporta. Fu virtuoso del violino, personaggio ombroso, avvolto nel mistero, carismatico, mai misurato, dall'aspetto tenebroso con capelli lunghi e neri. Tenne concerti in giro per il mondo, fu osannato da folle di donne e fu uno tra i personaggi più adorati e al contempo vituperati del suo tempo. Niccolò Paganini nasce a Genova nel 1782, ma la sua è una famiglia modesta. Fin da piccolo apprende i primi rudimenti musicali grazie all'aiuto del padre. Prima il mandolino e successivamente il violino. Il dispotico genitore però lo costringe a suonare per 10-12 ore al giorno, chiudendolo in cantina finché non avesse terminato i suoi esercizi. Così l'infanzia di Niccolò prosegue difficilmente e questo lo renderà particolarmente sensibile e inquieto, ma anche un artista geniale e dannato. Viene tecnicamente considerato un autodidatta, non avendo avuto dei grandi maestri, però a 9 anni dà già il suo primo concerto e a 18 ha una tale maestria nel suonare il violino che può permettersi di saltare il conservatorio e andare ad insegnare direttamente presso la corte di Lucca. A 19 anni, insomma, diventa un virtuoso, non solo del violino, ma anche della chitarra, strumento che poi successivamente lui ammetterà essere il suo strumento preferito. E dal 1804 al 1813 suona per le corti di Lucca e di Firenze. Nel 1813 gira per 3 volte l'Italia, tenendo concerti in ogni dove, ma a 31 anni i critici già lo acclamavano quale primo violinista al mondo. Tra il 1816 e il 1818 stravince tutte le sfide che gli vengono lanciate dai suoi contemporanei, da Charles Philippe Lafont a Karol Lipinski. Nel 1817 viene invitato dal Metternich a suonare a Vienna, però preferisce Palermo per il clima più salubre. Questo nel tentativo disperato di migliorare sempre le già precarie condizioni di salute nel quale già versava. Esatto, perché la salute è uno dei problemi che affliggeranno Niccolò Paganini sin dalla giovane età. Riesce ad avere un figlio nel 1825, si chiama Achille, lo ha da Antonia Bianchi, una cantante conosciuta in uno dei suoi tanti viaggi. Ma nel frattempo la sua salute peggiora sempre di più e spesso è soggetto addirittura a interrompere interi concerti a causa di attacchi di tosse eccessivamente gravi. Vengono interpellati più di 20 medici, tra i più illustri dell'epoca, ma nessun esito positivo. Viene curato con qualsiasi tipo di soluzione, mercurio, salassi, l'oppio, addirittura il latte d'asina. Ma niente da fare, anzi, molti di questi rimedi peggioreranno ulteriormente la sua condizione fisica. Gli verrà così diagnosticata una laringite tubercolare, che lo minerà fortemente nel fisico, tanto da condurlo alla fonia. Il figlio Achille gli farà da interprete, leggendogli le labbra, e a volte Paganini addirittura sarà costretto a scrivere dei biglietti per farsi capire. Nonostante la sua malattia, però, prosegue la carriera, ottenendo dei consensi unanimi, e nel 1828 va finalmente a Vienna. Lì viene nominato dall'imperatore Federico II, virtuoso di corte. E spostato dai tanti viaggi, la sua salute peggiora ancora. Ormai siamo ai titoli di coda della sua esperienza. Poco prima che il violinista spiri, però, viene chiamato un prete per dargli l'estrema unzione. Paganini deve confessare i suoi innumerevoli peccati, ma non riesce più a parlare e scriverli richiede troppo tempo e questo tempo non c'è.
Il prete così se ne va seccato, credendo che il musicista non voglia confessarsi affatto. Ne racconta così l'accaduto al vescovo di Nizza, ma nel frattempo, nel 1840, Paganini muore. Il vescovo ne impedisce la sepoltura in terra consacrata e il corpo viene così imbalsamato col metodo Ganal e conservato nella cantina della casa dove era morto. Solo dopo varie peregrinazioni nel 1845, 5 anni dopo, il suo corpo viene finalmente sepolto nel cimitero della Villetta di Parma. Lascia un'opera vastissima, Paganini, famosissimi 24 capricci per violino, sicuramente sono i più celebri, ma incontriamo anche 12 sonate per violino e chitarra, 15 quartetti per chitarra, violino, viola e violoncello, 3 per archi, 6 concerti e oltre 20 sonate per violino e orchestra. La leggenda avvolge l'esistenza di Paganini sin dall'infanzia. È una figura dannata, maledetta, demoniaca. A 4 anni, per un attacco acuto di morbillo, il piccolo Niccolò viene dato per morto. Viene avvolto in un panno, viene portato al cimitero. Però il lenzuolo si muove, il bambino non è morto e si alza. Si trattava di morte apparente per i medici del tempo. Oggi la chiameremmo catalessi da encefalite virale da morbillo. Per tutti Paganini è considerato il figlio del diavolo. Poi l'aspetto sicuramente non lo aiuta, cammina tutto storto, dinoccolato e claudicante, con una spalla più alta dell'altra, ha un colorito cadaverico e una magrezza veramente spaventosa. Non parliamo poi della vita che il musicista conduce, trasgressivo, irriverente, irrispettoso di ogni regola sociale. Frequenta bettole di terzo ordine, bazzica con prostitute, gioca a carte spesso e spesso perde. E finisce anche in galera per rissa, debiti di gioco non pagati. Viene condannato per aver sedotto e ingravidato una minorenne, che darà alla luce una bambina nata morta. Verrà accusato poi di aver strangolato la sua fidanzata. Insomma, un personaggio decisamente non per bene. Donne, alcol, oppio, gioco d'azzardo. Insomma, il mantra di una vera rockstar oggi. Sesso, droga e rock and roll. In anticipo però di oltre 100 anni si potrebbe dire. Pare veramente la raffigurazione del demonio. Inoltre soffre di una malattia molto rara, la Marfan. È una sindrome che colpisce i tessuti connettivi che uniscono le articolazioni. I sintomi sono il pallore, l'eccessiva magrezza e la lunghezza inusuale delle dita. Proprio come appare il grande violinista. Quando suona poi il suo aspetto diventa ancora più inquietante. Inizialmente si atteggia marionetta, con movimenti legnosi, poi inizia a comportarsi come un invasato, accompagna la musica pestando il piede destro fortemente sul pavimento, così a tenere il tempo, e dà sfogo a tutto il suo talento. Insomma, è geniale e leggendario. Tutti lo conoscono nelle corti di Europa, da Milano a Londra, da Praga a Vienna. Insomma, viene acclamato per il genio che realmente è. E ovviamente questo accresce a dismisura la sua leggenda. Chi lo ascolta viene ipnotizzato, rapito da una magia che nessuno sa spiegare. Quest'uomo deve aver fatto un patto col diavolo, dicono i più. Le sue performance sono incredibili. E se poi le critiche sono negative, quadruplica il prezzo del biglietto e la folla si moltiplica ancora di più. Il suo cachet è astronomico per il tempo, percepisce 200 lire a concerto, quando altri artisti ne prendono appena 15. A Londra arriva a guadagnare in poco tempo, a furia di repliche alla Royal Opera House, oltre 6.000 sterline. Al cambio attuale sarebbero circa 725.000 euro. Insomma, come una vera star, è pienamente consapevole del suo status e per questo è un perfetto manager di se stesso. Si costruisce un look demoniaco ad hoc, abito tutto nero, con pantaloni svolazzanti e che contrasta fortemente con il suo incarnato cadaverico. Quando nel 1835 si reca al lazzaretto di Genova e suona per i malati di colera, questi credono che sia la personificazione della morte che è venuta a prenderli. Gestisce inoltre con attenzione le notizie circolanti sul suo conto, lasciato appelare solo quelle che alimentano il suo mito.
Si crea in tutta Europa un vero mercato dei gadget, caricature, biscotti, ritratti, scarpe alla Paganini, scialle alla Paganini, cappelli alla Paganini, pipe alla Paganini, proprio come le rockstar di un secolo dopo. Insomma, l'isteria che attanaglia il pubblico ai suoi concerti anticipa quanto succederà per Elvis e per i Beatles. Ma soprattutto è la sua musica, il suo modo unico di strapazzare lo strumento, di trarne suoni meravigliosi ed inusuali che ne ingigantiscono la statura. Che ce lo fa ricordare. Compone opere belle e toccanti, ma fra tutte i capricci sono sicuramente quelle che mettono le sue doti di straordinario violinista più alla luce. Il suo violino sembra piangere, gridare, nessuno l'ha mai fatto prima. Insomma, Paganini suona così bene e suona così violentemente, tanto da procurarsi addirittura delle ferite alle dita, tanto da rompere le corde del violino durante le sue esibizioni. Anche sul suo violino ci sono notevoli aneddoti, per esempio tanti gli aneddoti che lo incoronano genio incontrastato e maledetto. Per i colleghi è scordato e impossibile suonare il suo violino, ma si tratta di un Guarnieri del Gesù del 1742, chiamato da Paganini stesso il cannone per la sua incredibile potenza. Uno strumento che, manco a dirlo, ha una storia tutta curiosa. Il violinista aveva perso al gioco il suo amati. Così l'amico, Fantino Pino, ministro della guerra, entusiasta dopo un concerto di Paganini, gli fece il dono del cannone. Si saprà solo in seguito che Paganini, per il suo Guarnieri, aveva inventato una speciale accordatura che gli rendeva più semplici anche i passaggi più complessi. Ma anche per gli umani era arabo. Prima di esibirsi con un coltello, segnava le corde così che durante il concerto si rompessero. Finiva per suonare su una corda sola e la folla restava estasiata. Nel 1821 al Teatro Apollo di Roma si teneva la prima di Matilde di Chabrin di Rossini e il direttore d'orchestra, prima della prova generale, ha un colpo apoplettico. Rossini è nel panico. Come faccio a trovare il sostituto? Pensò. In così poco tempo. E così si rivolge all'amico Paganini. Questi, dopo una breve scorsa alla partitura, diresse l'opera con maestria, trascinando gli orchestrali ad un'interpretazione davvero mirabile. Fu un successo eccezionale, Rossini dichiarerà in seguito: è stata una fortuna per noi compositori italiani che Paganini non sia mosso a comporre opere, tutti noi saremmo irrimediabilmente eclissati dal suo genio. Paganini rende poi i suoi difetti fisici un vantaggio: la spalla più alta perfetta per appoggiare il violino, l'apertura alare a dare più vigore ai suoi movimenti. Quelle mani da ragno a percorrere distanze impossibili sulla tastiera a una velocità davvero spaventosa. Bizzarro anche con i suoi musicisti, infatti consegnava gli spartiti agli orchestrali solo all'ultimo momento, per poi riprenderseli immediatamente dopo il concerto. Questo perché temeva che potessero essere copiati, così invece poteva lucrarci solo e soltanto lui. Inoltre, gli orchestrali, avendo potuto dare solo una breve scossa alle partiture, erano costretti ad una lettura a prima vista e potevano dare un'interpretazione puramente scolastica. Paganini invece all'ascoltatore per contrasto pareva ancora più virtuoso. Girava voce che Paganini provasse poco o niente prima dei concerti, entrava in teatro, attaccava l'incipit, brevemente il finale e poi se ne andava. A chi gli chiedeva conto di tale comportamento rispondeva che si era già esercitato a sufficienza in passato. E come dargli torto? Famosissimo il detto Paganini non ripete. Nasce da un concerto tenuto dal genio al Teatro Carignano di Torino nel 1818. Re Carlo Felice fa chiedere al violinista di suonare di nuovo un brano del suo repertorio, ma a Paganini questa cosa non va bene, gli risponde, come tutti sappiamo, Paganini non ripete. Ma la vera ragione di ciò non era arroganza, era semplicemente che il concertista basava le sue performance su di una trama di accordi relativamente semplice. Il resto era una meravigliosa e irripetibile improvvisazione. Per quello Paganini non poteva ripetere. Ogni concerto era una nota unica. Il genio era demoniaco, tracotante, malaticcio, bruttarello, taccagno, misogeno, puttaniere e beone.
Ma non era solo questo. Era un uomo complesso, che sapeva anche aprirsi agli altri, che conosceva gesti generosi. Tiene concerti per aiutare amici in difficoltà, per esempio, ma soprattutto è anche un padre incredibilmente amorevole. Nel 1828 si conclude la storia d'amore con Antonia Bianchi, la cantante che gli ha dato Achille, il suo unico figlio. Paganini è ben contento di pagarle 2000 scudi perché la madre rinuncia ad avanzare alcuna pretesa nei riguardi del figlio. Di Achille si occuperà il musicista, con tutto l'amore che nutre per il figlio. E così farà. Cos'altro aggiungere, insomma? Niccolò Paganini resta un genio incontrastato, un grande direttore d'orchestra, un grandissimo compositore, un esecutore, un improvvisatore immenso, idolatrato dai suoi stessi colleghi, da Beethoven a Liszt, da Chopin a Schubert, da Schumann a Berlioz. Ha precorso i tempi e ha lasciato di sé un'immagine diabolica e maledetta, ma ha anche consumato la sua esistenza tra eccessi di ogni genere. Dedito all'alcol e alle droghe, divoratore di donne, proprio come una vera rockstar, ma sempre e comunque un genio. E per questo va ricordato.